Consigliere Matucci, nel programma degli eventi estivi di Sant'Egidio della Vibrata, di recente diffuso, mancano due appuntamenti storici della cittadina. C'è un po', insomma, un po' di rammarico sotto questo punto di vista. Ma sì, con rammarico, perché dopo il bilancio, la presentazione del bilancio in cui il sindaco ci ha proposto circa 25.000 euro di investimenti per la stagione estiva, pensavamo, sicuramente tutti eravamo certi, che ci fosse nel palinsesto la famosa Notte Bianca, che aveva raggiunto livelli di immagine, pubblicità e comunque di fama ultraterritoriale, che vedeva importanti presenze nella nostra cittadina, e come d'altronde abbiamo visto mancare la famosa e tradizionale oramai rassegna Comici si nasce, che aveva raggiunto la 20ª edizione e che tanto lustro aveva portato al nostro paese. Con rammarico, perché c'era gente che veniva da fuori e raggiungeva la nostra cittadina, c'era tanta visibilità per le nostre attività commerciali, che fortunatamente tornano a crescere visto la ripresa che è nota a tutti in Italia, ma soprattutto nella nostra cittadina c'è un ritorno di numeri come manodopera giovanile, e quindi un ritorno anche di aumento di attività commerciali, e perché non dare fiducia a loro proponendo questi eventi che tanto hanno dato in passato e tanto avrebbero dato alla nostra cittadina. Appunto, non li vediamo nel palinsesto, una locandina che è uscita da pochi giorni. L'abbiamo chiamata la locandina mobile perché aveva avuto più esposizioni sui media, ma mai a posizioni in bacheca, perché non trovava ancora soluzioni, e appunto forse ci mancavano all'appello alcune degli eventi, insomma, più famosi della nostra cittadina.